Sono 17 le coppie fiorentine sposate con rito civile che hanno approfittato della legge approvata a novembre e in vigore dal 1 gennaio, che consente di separarsi in tempi record e semplifica le procedure di divorzio. E fino a marzo ci sono già altre 39 coppie che hanno fissato il loro appuntamento all'ufficio di Stato Civile di Palazzo Vecchio. Si fa tutto lì, senza tribunale e volendo senza avvocati. È questa la novità. Certo, non è un divorzio lampo all'americana, come si vede nei film. Questo è solo il decreto sul divorzio facile. La vera legge sul divorzio breve, che porterà da 3 anni a 6 mesi i tempi della separazione consensuale e 1 anno per la giudiziale, ancora latita in Senato. E infatti anche per le procedure semplificate alcuni requisiti ci vogliono: essere separati da più di 3 anni e in maniera consensuale, non avere figli minori o disabili, aver appianato tutte le questioni economiche in comune, non avere insomma mutui di coppia da pagare o proprietà ancora da dividere. Per il resto bastano 16 euro. Insomma, come spesso accade, anche in questo caso la legge interviene a facilitare una realtà dei fatti conclamata da tempo. Le motivazioni delle coppie che si sono presentate agli addetti del comune, infatti, hanno tutte un leitmotiv. Erano anni che aspettavamo, ma la legge imponeva tali costi e trafile da farci desistere. Adesso è tutto più facile. Anche gli avvocati sono obbligatori solo in caso di accordi pregressi tra i coniugi che non riguardano le proprietà immobiliari. E dopo anni di attesa, i 30 giorni di riflessione che la legge impone tra un passaggio e l'altro all'ufficio di Stato Civile sono un pro forma.